Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi ci concentreremo sul Bluetooth integrato nella ESP32 per farla comunicare tramite seriale. Ma prima di iniziare con il video di oggi, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivando la relativa campanella delle notifiche. In più andate sul sito www.fattolodasolo.it dove trovate tanti altri tutorial su ESP32. Nel video di oggi imposteremo la comunicazione tra la IDE di Arduino e una ESP32, adoperando quindi uno smartphone e il computer, in modo tale che i due dispositivi possano scambiarsi dei messaggi. Non avremo bisogno di particolari componenti se non la nostra ESP32 VROOM 32, alla quale dobbiamo collegare necessariamente un condensatore da 10 microfarad, ponticellando il ground e l'enable per fare sì che questa entri nella modalità di program mode. Non sono necessari ovviamente collegamenti, il Bluetooth è già integrato all'interno della scheda e non richiede quindi nessun tipo di predisposizione hardware. Ciò che ci basta è il codice. Per attivare quindi la funzionalità di Bluetooth, inizieremo includendo la libreria bluetooth-serial.h già integrata nella IDE di Arduino, dopo che essa è stata predisposta per la programmazione delle ESP32. A tal proposito, vi invitiamo a consultare il nostro canale. Passiamo quindi a generare l'oggetto che si occuperà della gestione del Bluetooth. Lo chiameremo BT. Nel void setup invece ci limiteremo ad avviare il monitor seriale a una frequenza di 9600 e a inizializzare quindi la comunicazione Bluetooth, dando noi stessi il nome al nostro dispositivo Bluetooth, che per semplicità chiameremo ESP32. Passiamo nel void loop in cui controlliamo che mentre la comunicazione seriale si attiva, il dispositivo Bluetooth scrive ciò che legge dalla seriale. Viceversa, quando invece la comunicazione seriale è attiva, facciamo stampare sul monitor seriale ciò che viene letto dalla comunicazione Bluetooth. Questi sono i presupposti quindi per far comunicare i due dispositivi. Andiamo a scaricare l'applicazione Serial Bluetooth Terminal che già abbiamo avuto modo di conoscere e installiamola quindi sul nostro smartphone. Entriamo poi nelle impostazioni del Bluetooth, identifichiamo quindi il dispositivo a nome ESP32 e associamolo. In questo caso non verrà richiesto alcun tipo di PIN. Apriamo a questo punto la Serial Bluetooth Terminal e connettiamoci al dispositivo e possiamo semplicemente iniziare a chattare tramite seriale e applicazione. Con questo si conclude il video di oggi, noi ci vediamo prossimamente con un altro video. Un abbraccio quindi dal vostro Reshidoze. Ciao ciao!